Bentornati a Siamo Noi, io direi di rompere gli indugi e di salutare Chantal Borgonovo, la moglie di Stefano, il calciatore fra, gli altri, fra le altre squadre del Milan, il giocatore ucciso dalla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Ben arrivata, ben arrivata Chantal. Grazie. Possiamo darci del tuo? Sì, assolutamente. Allora io vorrei chiederle subito un suo giudizio. Chi era Stefano? Perché io ho letto molti aggettivi, cauto, razionale, sempre in equilibrio, era tutto questo, no? Beh, Stefano era una persona straordinaria, devo dire, questo lo dico ora dopo eh, 30 anni di vita insieme, chiaramente le cose si capiscono purtroppo spesso anche quando la persona non c'è più. Sicuramente un uomo straordinario, un uomo che eh, ha amato molto il prossimo, che è stato molto amato e si è visto soprattutto negli anni della malattia perché era un uomo ricco di, eh, in, di, di cose dentro, era un uomo che ha trasmesso evidentemente eh, solo che bene e eh, questo bene poi gli è tornato con l'amore che tutti portano per lui e che hanno portato per lui Lei ha scritto un libro no, su questi 30 anni, eh, si intitola Una vita in gioco, l'amore, il calcio, la sla che sono un po' le tre tappe della vostra vita, no? incominciamo dalla prima tappa eh, che è appunto l'amore perché voi vi siete conosciuti giovanissimi, quanti anni avevate? Io ho 15 e Stefano 17, quindi ci siamo conosciuti che eravamo praticamente dei bambini E ci siamo sposati anche molto presto, anche perché i calciatori all'epoca così facevano Insomma le squadre cercavano di farli sposare molto presto per dare loro una stabilità Quindi io a 20 anni mi sono sposata Adesso eh, è un po' cambiata la cosa no? Un po tutto è cambiato, cambiato, il mondo tutto cambia e lei si è sposata giovanissima, aveva vent'anni nel 1987, suo marito Stefano ne aveva due in più. L'amore per il calcio, come dire, era nelle sue vene, nel suo sangue. Io ho letto che addirittura dormiva con il pallone nel letto. Ma da, così? Piccolo, da piccolo, da, da bambino. Eh, no, certo, da, non da sposato, sarebbe stato un po' Sì, Stefano amava il calcio, assolutamente. Il calcio era parte di lui, parte della sua personalità. E quindi gioco forza ho imparato anch'io che invece... Non sono una sportiva alla fine a, ad amare il calcio, anche se a tutt'oggi io non me ne intendo e mio marito non ha mai parlato di calcio con me. Quindi, se le chiedo cos'è il fuorigioco, sì, non mi considerava no, nemmeno. Nemmeno, proprio, no, zero. proprio zero. E c'è stato tanto calcio nella carriera di Stefano, il Como, l'Udinese, la Fiorentina, Brescia, Pescara e poi naturalmente, forse la tappa più prestigiosa, aver indossato la maglia rossonera del Milan. Però io prima di parlare della sua carriera da calciatore. Vorrei chiederle del vostro primo bacio al caffè. Sì, lo descrivo nel libro, ripeto, eravamo giovanissimi, ci siamo conosciuti molto presto, una volta usavano le compagnie. Insomma, io ho una certa età, si usava uscire in compagnia. E non dico usavano così, perché o meno, meno siamo Vabbè, mi fa Ma usavano sentire... meno le discoteche, si andavano in casa di qualcuno, no? si allestiva la stanza con un giradischi e qualche sedia e si ballava. Mm. E quindi Stefano, diciamo che dopo due anni, dal, dal primo incontro, è riuscito. Quella sera poi insomma, ci si, diciamo che ci siamo fidanzati e quindi... Ed è iniziato il percorso sì. che vi porterà nel 1987 a sposarvi. Subito dopo nasce il vostro primo figlio, Andrea, siamo nel 1988. Lei si definisce una moglie di calciatore atipica, ma perché questa, questa definizione? È perché io sono sempre stata ai margini del mondo del calcio, non ho mai avuto molti contatti nemmeno con le altre mogli. Quindi... Andava allo stadio, sì, a pochissimo, quasi niente, cinque volte credo in tutta la carriera di Stefano, per questo dico atipica, uh -huh. anche perché avevo i bambini piccoli, quindi ero fuori, in giro per l'Italia, avevo anche poche occasioni. Eh... Oh, il bimbo nella foto, è? Eh? Andrea, ah, il, primo primo figlio. Figlio, sì. il primo Ecco figlio. lei eravate giovanissimi, no? lei dice a Madire che ha imparato a fare da mamma guardando Stefano fare da papà. Sì, perché lui con i bambini era bravissimo. Io sono diventata madre giovanissima, a 23 anni avevo due figli e quindi insomma si è molto giovani, si ha meno pazienza, no? si ha poca pazienza, perlomeno io avevo poca pazienza, mentre invece Stefano ne ha sempre avuta moltissima. È sempre uno, uno di quei rari uomini eh, molto bravi con i bambini, a trattare con i bambini. Non sono molti gli uomini che sanno trattare, avere molta pazienza con i bambini, soprattutto piccoli. E io ho imparato da lui. Non le dico adolescenti poi, che pazienza ci vuole. Eh, lo so. Io lo dico per esperienza, diciamo così, che è anche la sua esperienza. Le due figli, giovanissima, 23 anni, la seconda si chiama Alessandra. Il 9 luglio del 1990 arrivano le prime contrazioni. Però quella è una data importante, perché c'è l'Italia 90, c'è la finale eh certo. vinta dalla io... Germania. Che è successo quel inizia giorno? Inizia la partita, inizia la contrazione e quindi dico a Stefano, guarda che io ci sono. E lui mi ricordo che mi diceva, sì sì aspetta, aspetta, aspetta. 90 minuti Stavo in guardando la partita e mi faceva aspetta, 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 aspetta. Infatti abbiamo aspettato e Alessandra è nata poi il mattino dopo. Quindi mm. c'è stato tutto il tempo, però era più forte di lui. Eh, il calcio, poi è una finale mondiale, eh. dei mondiali in Italia quindi. non altro. No. Anche lui aveva le sue giustificazioni, diciamo. Poi arrivano Benedetta e Gaia, insomma la famiglia diventa numerosa, quattro figli, una gran bella famiglia, fino a quella mattina del 2005, quando si manifestano i primi sintomi della malattia. Ce la può raccontare quella mattina? Sì, nell'ottobre del 2005 Stefano parla, ma proprio la sera prima aveva parlato normalmente, la mattina dopo avverto che c'è qualcosa che non va, perché inciampa soprattutto sulla lettera R nel, nel discorso, inciampa in una lettera e da lì nei giorni successivi peggiora e quindi io a un certo punto mi accorgo che c'è qualcosa che non funziona. Certo mai avrei pensato una cosa del genere, quindi lo, ne parlo con lui. E gli dico, guarda, che sarà il caso che tu ti faccia vedere. Ma Stefano si rifiuta, si rifiuta per mesi fino ad arrivare al marzo del 2016. Quando arriva la diagnosi? Che è una diagnosi sì. da far tremare i polsi, una diagnosi, come dire, molto, molto grave. Di che sì. si tratta? E la diagnosi è quella di sclerosi laterale amiotrofica e per lui arriva subito perché l'età, la professione probabilmente che aveva svolto e i sintomi a quel punto molto evidenti danno al neurologo tutti i dati per fare una diagnosi immediata che effettivamente poi purtroppo è stata giusta. Una diagnosi immediata ma anche impietosa no? perché danno a Stefano. Pochi giorni di vita, addirittura un mese di vita, è così? Un anno, un anno, un anno, anno e di mezzo di vita, sì, un anno e mezzo di vita senza gli ausili, quindi un anno e mezzo di vita senza essere aiutato dalle macchine, sì, purtroppo sì, e così è stato, più o meno è stato, sono stati un anno e otto mesi, quindi il, neuro, il neurologo non ha sbagliato di molto. Arriviamo a quel giorno del 2008 quando la vita cambia ancora di più, eh, però io prima vorrei chiederle come cambia la sua vita. Eh, Grazie anche a sua sorella Ivonne, no? in qualche modo quel dramma diventa meno dramma, l'aiuto familiare è stato fondamentale. Sì, diciamo che della famiglia Ivonne è stata l'unica, perché purtroppo questo tipo di malattie fa scappare sia gli amici, non tutti, sia i familiari, per fortuna non tutti, perché è una malattia così invalidante, così totalizzante, che richiede una così tanta energia nella cura comunque di chi è malato, che molti si spaventano e quindi se ne tirano fuori, diciamo così. L'unica eh, che mi ha aiutato eh, è stata mia sorella, che è stata la mia salvezza, perché lei mi ha proprio supportato nella fatica, perché io avevo comunque... Fisicamente. Figli. Anche sì, perché alleviare la mia fatica fisica voleva dire anche salvare la mia salute. Arriva il 2008, un giorno del 2008 Stefano peggiora, come del resto avevano previsto i medici. Che cosa accade? E accade che va in crisi respiratoria e quindi lì io sono stata chiamata a decidere del suo destino, perché Stefano non mi aveva mai parlato. Eh, prima di una qualunque decisione. Non ne avevamo mai parlato perché lui comunque amava la vita e pensava alla vita e quindi mi sono trovata a dover decidere per lui, per noi ma soprattutto per lui. Io ho preso la mia decisione in un attimo perché non hai molto tempo e ho deciso per il sì, per, perché lui continuasse a vivere. Eh, spaventata perché Stefano poteva svegliarsi e non essere d'accordo con me sulla decisione presa invece per fortuna eh, qualche giorno dopo anche lui ha detto lo stesso sì e quindi diciamo che il mio sì ha permesso a lui di dire il suo e quindi di, di vivere poi vivere. i cinque anni successivi sì. arriva la tracheotomia lei dice che mentre subito dopo la malattia Chantal diventa Shah come la chiamava quando appunto è dovuto ricorrere all'ausilio no? anche di un sintetizzatore vocale. Beh, io ero Shanti nel diminutivo e poi sono diventata Sha perché erano tre lettere, era molto più breve, che poi era ca, perché la ka. macchina non legge eh, il CH, quindi è ca. Eh, C'è un aspetto di quei giorni così terribili che in qualche modo Stefano le racconta di aver visto una luce. E di aver detto, è una persona, diciamo così, sì. che gli dice non è arrivato il momento, devi tornare indietro. Sì, spesso si sente raccontare, molte persone raccontano una cosa simile. Però quando lo senti da tuo marito, per Però cambia un po'. sì, eh, detta da lui, io ci ho creduto immediatamente, chiaramente, perché Stefano era comunque un uomo molto lucido. E Lui mi ha detto che quando. perché alla fine lui è stato sedato e quindi è stato in pericolo di vita perché eh, per un soffio si è salvato, comunque al di là del decidere di continuare a vivere mi ha detto che lui ha visto una donna, era una figura femminile che lui però non ha saputo riconoscere, che gli ha detto non è il tuo momento, torna indietro. E lui è tornato indietro, riesce a vivere altri eh, cinque anni, però prima di arrivare agli ultimi giorni di Stefano, eh, io le chiedo, anzi ti chiedo Chantal. Eh, di spiegarci come è cambiata a un certo punto la decisione, lei dice di smettere con la reclusione, no? perché la malattia di Stefano l'avevate vissuta tra di voi, in famiglia. A un certo punto, il 31 agosto del 2008, quella reclusione, anche affettiva, finisce, che cosa scatta? Ma io credo, tra l'altro il 31 agosto è la data del mio compleanno, per cui Stefano mi ha fatto anche un regalo in questo senso. Io credo che quando si tocca il fondo, e con la crisi respiratoria lui è, noi abbiamo toccato il fondo, alla fine non puoi fare altro che risalire. Quindi da lì Stefano paradossalmente, mentre per i due anni precedenti è, chiaramente è stato disperato, ha fatto fatica, ha voluto chiudersi. Paradossalmente, quando si è svegliato eh, attaccato a un respiratore, lui è cambiato totalmente e ha ricominciato, nei limiti chiaramente del possibile, a vivere una vita piena, ha cambiato proprio atteggiamento, del tutto. Iniziano le trasmissioni sportive, Sky Sport su questo ha avuto un grande ruolo. Iniziano le partite, inizia questo slogan che diventa di sostanza: no? tutti per Borgonovo. Sì. Questo è stato importante per voi? Assolutamente c'è stata la partita di Firenze, quella dell'8 ottobre del 2008, dove c'erano quasi 30.000 persone a sostenere Stefano, è quello che dicevo prima. Evidentemente lui ha trasmesso qualcosa, perché comunque c'è stata, in questa serata c'è stato un ritorno di energia, di affetto incredibile, questo l'ha sostenuto, tutto questo affetto che lui ha ricevuto anche poi negli anni successivi sicuramente l'ha aiutato moltissimo del proseguo della malattia assolutamente sì. ci sono tanti calciatori da citare ma io credo che valga la pena citare Roberto Baggio in questo senso no? Beh è stata la persona che l'ha accompagnato in ecco quella famosa insieme. serata ed I è stata bombe. una bella spalla perché Stefano aveva deciso di mostrarsi lui voleva mostrare non se stesso la malattia e l'ha fatto in maniera eclatante ripeto in quella prima serata e Roberto è stato molto vicino a lui ed è stato importantissimo gli ha, gli ha fatto molto coraggio perché comunque Stefano nonostante avesse deciso era spaventato, era abituato a entrare negli stadi in un'altra condizione e quindi diciamo che a, hanno riformato per quella sera la B2, la storica B2 la storica B2, quanti gol la storica B2 senta e poi c'è la decisione di far nascere la fondazione no? Sì, anche quello è stato poi successivo a questo, a questo riprendere in mano la sua vita di Stefano, quindi abbiamo deciso, lui ha deciso, io chiaramente ero d'accordo con lui, di, di creare una fondazione e noi cerchiamo con la fondazione di, eh, prima di tutto facciamo comunicazione, perché attraverso il mondo del calcio, comunque i grandi personaggi calcistici, comunque riusciamo a continuare a parlare di questa malattia che insomma è una malattia della quale. Mh, non si parla moltissimo, anche se da quando Stefano si è mostrato, ripeto, nel lontano 2008 eh, rispetto agli anni precedenti se ne parla molto di più. E poi cerchiamo anche di aiutare nel nostro piccolo eh, qualche progetto di ricerca, sempre per cercare prima o poi di trovare la soluzione. Trovare malattia. La soluzione. Arriva quel giorno, eh, arriva quel 27 giugno del 2013, il giorno in cui Stefano muore. Mm, lei non era a casa quel giorno? No, l'ho curato, io lo dico sempre, per sette anni, non era la prima volta che eh mi certo. allontanavo naturalmente, però da un anno a quella parte io stavo molto vicino a lui, era la prima volta da un anno che mi allontanavo così tanto, perché io sono andata a aprire la casa al mare sostanzialmente con una delle mie figlie e avrei dovuto tornare la sera. Mentre invece a un certo punto mi arriva la telefonata invece della, di Alessandra, la mia seconda figlia, e praticamente sento tutto in diretta, perché poi lei butta il telefono su una poltrona, non so, e io, io ero in linea e quindi ho sentito tutto. Lo vive come un rimpianto? All'inizio sì, molto. Poi invece ho capito che le cose devono, hanno un senso, se accadono devono essere così c'erano tre dei miei figli a casa con lui oltre a Yvonne e quindi mi sono detta piuttosto che ricevere i miei due figli grandi la telefonata forse è stato meglio che l'abbia ricevuta io l'affetto per Stefano non bastassero quelle manifestazioni quando era ancora in vita quando si è mostrato al pubblico nella sua malattia arriva quella dimostrazione di affetto il giorno del funerale no? 6.000 persone, sono persone. Tante. e ritorniamo, ritorniamo a questo: evidentemente, lui ha saputo trasmettere qualcosa, perché non è usuale, insomma, non, tutto, questo, tutto questo ritorno. 6.000 persone sono veramente tante, e quindi anche lì eh, ho sentito anch'io tutto l'affetto che poi ha saputo meritarsi, perché secondo me se l'è meritato. Sono quattro anni che Stefano, quattro anni e poco più che Stefano non c'è più. Lei scrive una cosa bellissima, ce la può ripetere. Il primo anno? Il primo anno ho dormito perché ero stremata. Il secondo anno ho mangiato perché cercavo di riempire. Il terzo anno non ho più saputo che cosa fare, mi sono trovata persa. Adesso sono al quarto anno e insomma diciamo che ho ritrovato, sto ritrovando la strada. Quindi ci vuole tempo. Ad uccidere Stefano è stata la SLA, ufficialmente. Lei in questi anni, negli anni della malattia e negli anni dopo la sua morte ha capito chi è stato il vero killer di Stefano, se ne è fatto un'idea. No? no, come dicevo, la malattia è l'imponderabile, quindi eh, cercare comunque sempre una causa diventa molto difficile. Certo, Stefano era un calciatore e quindi soprattutto eh, I giornalisti sportivi hanno avanzato l'ipotesi che il calcio potesse o possa centrare. attraverso le infiltrazioni, cose di questo come genere. Ma in realtà, a livello scientifico, non ci sono dei dati che supportano eh, queste illazioni. E quindi, finché non ci saranno, finché non ci sarà una ricerca seria, eh, non, si potrà, non si potrà fare questa relazione. Noi chiudiamo queste, queste interviste chiedendo ai nostri ospiti che siedono su quella sedia a chi dire grazie e a chi chiedere scusa. Allora, io grazie lo, chiedo, lo, lo dico ai miei genitori, perché quello che sono riuscita ad affrontare, io ho avuto un padre malato da piccola che ha lottato 20 anni contro un tumore. E quindi l'esempio dei miei genitori è stato fondamentale eh, per quello che sono riuscita a fare eh, con la malattia di Stefano. E lo scusa forse ai nostri figli, anche se noi non abbiamo colpa di questo, perché questa malattia comunque li ha arricchiti da un certo punto di vista perché hanno passato degli anni molto particolari, però ha tolto loro un padre e quindi direi lo scusa a loro anche se è la vita. È la vita. Grazie a Chantal Borgonovo, grazie per grazie. essere stata con noi questo pomeriggio. Arriva Gabriella, arriva Gabriella per annunciarci il volta. Sì, pagina. perché da questa testimonianza davvero potente di Chantal Borgonovo entriamo nella rubrica dedicata ai Santi della Settimana e a proposito di umanizzazione della cura incontreremo anche tra gli altri una santa che è la patrona di tutti gli infermieri, santa Agostina Pietrantonia. Tra poco qui in studio.